attraverso Francesca R. Fratellanza Animica 2 a cura di VB. Economicamente parlando, quando la coscienza deve fare un salto importante, che è alla confluenza di un'era incarnativa con un'altra era incarnativa, nelle incarnazioni avvengono delle fratellanze animiche. Perché nelle incarnazioni? Perché non è una singola volta che ci si ritrova nello stesso tempo, nella contemporaneità incarnativa, ma questa avviene più volte, perché all'interno della stessa fratellanza animica si deve interagire per poter esperire più rapidamente e vibratoriamente il livello coscienziale, in modo che la conoscenza sia acquisita più profondamente per produrre esperienze esperite più rapidamente. Nell'ambito della fratellanza animica, le differenziazioni incarnative, ossia le piccole differenze, quelle che per noi sono microscopiche differenze di adeguamento dell'incarnazione, come l'appartenenza a un cerchio, per essere più chiari, permettono l'incontro e l'interazione tra tutti i membri della fratellanza animica. Il legame che si riesce a creare se i membri si incontrano e si incontrano sempre è un unico scopo e intento che produce un karma che provoca un balzo evolutivo. Ecco il perché del sentire energetico iniziale di questo momento. Poi sarà diverso. In questo momento serve che voi riusciate a percepire lo scorrere dell'energia che c'è tra voi e come fluisce l'energia. Più abbattete i confini della fisicità e riuscite a percepire questa energia, e più vi riconoscete. Più vi riconoscete, più questa energia può veicolare.